Fabio Raineri è il segretario nazionale dell'Emilia. Qual è la situazione che si respira nella vostra terra? Ma guarda, direi che da quando è cambiata la segreteria federale e da quando abbiamo ricominciato a fare politica sul territorio, credo che si stia vedendo la differenza. La gente, e oggi l'ha dimostrato, in una città come Reggio, al di là delle varie polemiche dei centri sociali, che quelli non sanno cosa fare nel resto della giornata, quindi vanno a polemizzare e a contestare tutto quello che succede al di fuori di quello che è il loro pensiero. Però la raccolta firme sui referendum sta andando molto bene, abbiamo depositato le liste oggi nei vari comuni, sia di tutta l'Emilia. Noi siamo molto molto contenti, l'aria sta ritornando ad essere molto favorevole alla Lega, al movimento. Ne sta beneficiando della segreteria di Matteo Salvini. I temi che ha proposto sui referendum e anche quello che proporrà a Pontida domenica prossima sull'abolizione del reato di clandestinità è un tema sentito dalla gente. Stanno per essere ripagate gli sforzi, il lavoro che è stato fatto sul territorio, pur sapendo che abbiamo fatto del male noi stessi al movimento con le varie polemiche che ci sono state in questi anni. Credo che la gente le stia dimenticando e abbia capito qual era l'entità sostanziale di queste polemiche, che hanno lasciato il tempo che trovano. Purtroppo la stampa ha molto enfatizzato questo tipo di problematiche per evitare di dare spazio a quelli che erano i temi reali della Lega. Oggi la gente questo l'ha capito, siamo gli unici a portare avanti determinate questioni, determinate battaglie. La gente sa che può contare ancora sulla Lega, quindi credo e ritengo che ci sia una nuova primavera all'interno del movimento, ma soprattutto c'è una nuova primavera per questo paese, che ha bisogno sempre di più di Lega e quindi di quelli che sono le proposte della Lega.